Pronto. Grazie. Tutto pronto dal Palla Farfalle di Padova per la quinta giornata del campionato Serie A Beretta. Le squadre sono cariche, pronte ad entrare. Il Pontinia arriva da un pareggio contro il Vrixen della scorsa giornata, mentre la Pallamano Cellini arriva da una sconfitta di un solo gol contro il Cassano Magnago, squadre in parità per quanto riguarda invece la classifica, entrambe con un solo punto e sono qui per conquistarne almeno tre da entrambi i lati. E siamo pronti. Per iniziare, ultimi scambi tra i capitani. Pallamano Cellini che parte con Meneghini, Jogap, Carel, Engarrua, Jogap, Vanessa, Bearzi e Damian. In porta Brock. Si inizia subito, Engarrua pivot, fa girare palla, gioca Carel, saluta una compagna del Pontinia. Imposta la Cellini Padova, gioco veloce da subito. Sorelle gioca, incrociano con Engarrua, Bearzi dal centro, cerca Engarrua. Si riparte dai 9 metri. Tifo dalla panchina. Cerca lo spazio. Gioca up. Carel trova. Palo gol. Si riparte. Primo gol per la Cellini Padova. Subito riparte con Put. Nuovo acquisto. E c'è il gol. Si fa spazio tra la difesa del Cellini. Ripartenza subito veloce. Nella Cellini, ancora Carel che trova, cerca di nuovo lo spazio,
tiro sporco ma che entra e si riparte. Dal centro fischio da parte dell'arbitro, imposta Put, cerca Marbasu, incita le compagne, una Pontinia abbiamo detto che arriva forte di un pareggio con una delle capolista, finta ma la difesa del Cellini ferma tutto, Damian si fa trovare pronta e si riparte. Pontinia fa girare palla, incrocio, Put si sposta al centro di forza, passi, no, e c'è un fallo, si riparte dai 9 metri, palla per Barbosu, Put, ancora Barbosu, la Sanese per Barbosu, Put, ancora ci riprova, sempre di forza e si rientra, riparte veloce anche la pallamano Cellini Padova, subito aggressiva la difesa del Pontinia e c'è il fallo a Munita, squinziato, nuovo acquisto che arriva dall'Argentina per il Pontinia, una squadra forte dal punto di vista della difesa, fa girare palla la Cellini Padova, Carrera rimposta, difesa molto alta da parte del Pontinia, viene bloccato il capitano della Cellini, si riparte con Damian, Bearzi al centro, pallone sporco che viene recuperato dal Pontinia, subito rilancio e ci pensa Brock, mette una pezza il portiere della Cellini Padova, Bassanese riparte subito, Put, Barbosu cerca lo schema, si parla con le sue compagne, fa girare palla al Pontinia, subito c'è un fischio da parte del commissario di gara, si riparte con squinziato dai 9 metri, fa girare palla Pontinia, si fa al centro, cerca squinziato e non c'è invasione, gol di Bassanese che l'ha cercato a fil di aria, ricomincia il Cellini, fa girare palla Damian, Bearzi, Jogap, Carel per la sorella Vanessa, si fa veloce il gioco della Cellini Padova, c'è l'incrocio con Bearzi che si alza in volo, cerca ma viene parato dal Pontinia e ci pensa Vanessa Jogap a fermare il contrattacco del Pontinia. Barbosu, difesa aggressiva anche da parte della Cellini, Barbosu chiama le sue compagne, cerca uno schema probabilmente, Put incrocia e Barbosu finta, entra e Brock para, si riparte subito, Carel si prova, fallo, linea tratteggiata per la Cellini Padova. Bearzi si alza, cerca la porta ma non la trova. Riparte il Pontinia con Barbosu. Tenta di entrare per poi passare a Put. Barbosu che passa a Put e trova lo spazio tra le file della Cellini Padova. E si riparte, Meneghini,
Jogap Karel, Bearzi, ancora Jogap Karel, fa girare Bearzi. Nacellini Padova che cerca i primi tre punti, incrocio per la sorella, finta e c'è il fallo da parte dell'atleta del Pontinia subito per Jogap Karel, Bearzi. Jogap Vanessa incrocia con Engarrua che cerca lo specchio e trova il gol sul primo palo. Pronto il Pontinia in velocità, finta di Put che trova lo specchio della porta e questa volta segna. Nulla da fare, riparte veloce la pallamano Cellini Padova, tentata la finta ma la difesa del Pontinia riesce a reggere le incursioni della Cellini Padova. Fa girare palla Jogap Karel, capitano Bearzi. Karel entra, incrocio con Engarrua, passaggio forte ma che vede la tenacia di Jogap Vanessa alzarsi in volo e segnare. Di parte azione delle avversarie della squadra di casa, tenta il tiro dall'ala il Pontinia, si alza Karel e segna e c'è il pareggio. Parte il Pontinia, cerca di impostare e c'è il primo time out. Squadra in campo e si riparte, si caricano le ragazze della Cellini Padova e del Pontinia. Possesso palla del Pontinia, parte, si riparte con Barbosu, fa girare palla il Pontinia, cerca la pece Put, esce il pivot squinziato che cerca Put, finta di tiro da ferma, cerca di entrare Pontinia che vuole trovare un varco tra la difesa della Cellini Padova. Put si sposta al centro, fa girare palla, trova invasione di parte la Cellini veloce, subito per Meneghini che cerca spazio ma viene fermata da Squinziato, l'atleta argentina, e ricomincia la Cellini, fa girare palla, indicazioni da l'allenatore della Cellini Padova per Bearzi, subito aggressive, attaccano, si fa sentire il capitano Jogap, tira sporco, Meneghini recupera la palla, taglio
apre lo spazio per Giocappa, ma viene fermata la stessa Meneghini. Si riparte di 9 metri con Ingarrua. Bearzi cerca Ingarrua, che viene però fermata, e c'è un'infrazione da parte della Cini Padova. Si riparte velocemente a Barbosu. Put Bassanese, con calma arrivano nella metà campo avversaria. Barbosu per Put, qui ritorna la palla in velocità, e ancora gioco veloce, taglio del pivot fuori che cerca di trovarlo, di creare lo spazio, e entra Bernabei e riesce a far gol. Ma subito la risposta della Cellini Padova con Bearzi, che trova il suo primo gol. Di nuovo Bernabei riesce a far entrare l'ala di Pontinia. E ci sono i primi 2 minuti per Squinziato. Pontinia in inferiorità numerica. Commissario di gara chiede spiegazione all'arbitro. Tutto pronto per ricominciare. E si riparte. Ingarrua per Giocappa Vanessa, passa la sorella Carel, Bearzi, Damian, fa girare palla alla Cellini Padova, prova ad entrare Giocap. Damian si apre e trova il gol, vola verso il centro dell'area e riesce a trovare la porta. Imposta al Pontinia, difesa alta da parte di Meneghini su Put, punto di riferimento per l'attacco. Bassanese la cerca, non trova, la difesa riesce a reggere le incursioni. Barbosu incrocia con Bassanese, che poi prova a cercare Bernabei. Imposta il Pontinia, non c'è fallo, si continua. Dall'area con Bassanese, si prova, e ci sono i primi 2 minuti anche per Giocappa Vanessa. Fallo su Bernabei, altra argentina arrivata proprio quest'anno al Pontinia. Si riparte dai 9 metri con Barbosu, che serve Put, Bassanese. Partita che si fa sempre più intensa. Ci prova subito Barbosu, Put, e cambio completamente di gioco da parte di Bernabei, però non riesce Bassanese ad entrare, la difesa regge. Barbosu trova lo spazio, primo palo e segna. Squadre in parità numerica. Meneghini, Giocap Carel, gioca ora al centro Ingarrua. Bearzi si cambia, passa al centro Bearzi, Meneghini, Carel, Giocap Carel, fa girare palla con Bearzi, c'è l'incrocio con Ingarrua che serve Meneghini, che cerca spazio, si ritorna, si fa girare palla, c'è il rientro di Squinziato, ma non serve, fallo sulla numero 4 della Cellini Padova, Giocap Carel, e si riparte. Attacca la Cellini Padova, trova spazio Meneghini, che riprova, e c'è il gioco, fa girare la palla che entra in porta Meneghini. Bel gesto atletico dall'angolo.
Difesa aggressiva, ferma Bernabei, riparte ma viene fermata dall'arbitro, il capitano della Cellini Padova. Si riparte col squinziato. Barboso. Barboso per Put. Si parlano le ragazze del Pontinia. Si riparte. Attacco centrale. Finta di tiro. Entra Bernabei che trova spazio e segna. Passano in vantaggio a 13 minuti dall'inizio gara le atlete del Pontinia. Una partita che si fa sempre più dura dal punto di vista atletico. Le due squadre hanno difese e attacco molto aggressive. Ci prova Jogap, non trova spazio, però poi Ungarrua che è stata servita e viene fermata subito dopo Jogap. Carello rimposta l'azione Pontinia e c'è il gol in contropiede da parte della numero 8 Podda, arrivata anche lei quest'anno dal Nuoro. Una squadra, quella del Pontinia, fatta di molti giovani innesti e molto giovane, un po' come la Cellini Padova, alla quale sono arrivati degli innesti, ma sempre con un'età molto giovane, ma molto con molta qualità. Ci riprova Damian, questa volta Pontinia, il portiere Pontinia riesce a parare. Put trova lo spazio ma decide di passare comunque a Bassanese e ci pensa successivamente Meneghini a fermare l'azione. Put fa ripartire Barbosu, chiama le compagne, imposta l'azione. Barbosu cerca il taglio con squinziato, perde palla e c'è forse ammonizione per Ungarrua. Si parlano intanto il Pontinia, qualche e si ricomincia a breve. Un Pontinia che vuole trovare la vittoria a tutti i costi, ma come il Cellini Padova, le due squadre si stanno impegnando non poco per mantenere questo risultato sempre in equilibrio. Metà del primo tempo passato e si fanno sentire anche gli spalti oltre che alla panchina, spalti molto limitati viste le disposizioni anti-Covid, con tutte le normative rispettate. E ci riprova subito Barbosu, ma l'arbitro fischia infrazione da parte del Pontinia, è squinziato. Si riparte con Brock. Bearzi per Jogap, Meneghini, ancora Jogap, Bearzi, Ungarrua. Cerca la compagna Jogap Carell, ma fa girare palla con Bearzi, ancora Jogap Vanessa. Ungarrua cerca di entrare, trova Vanessa, Jogap Vanessa che trova il gol, nonostante un duro scontro con la numero 96 del Pontinia, Put. E ancora pulizia del campo. Pontinia che può respirare, anche la Cellini Padova, si parla in difesa, non sembra nulla di grave per Jogap Vanessa che cerca di recuperare il prima possibile.
Spinziato si parla con Put. Squadre che si devono studiare per riuscire a trovare il modo di entrare, viste le due difese molto robuste da parte delle due squadre, sia di casa che ospiti. Si fa girare palla. Bernabei. Put che non trova Squinziato. Put ancora per Bernabei. Put cerca un incrocio, trovato con ritardo da parte di Barbosu, che però vuole trovare lo spazio. Ancora Bernabei per Podda. Podda che si alza in volo ma trova il palo. Primo palo della giornata. Si riparte con Bearzi che cerca Ingarrua, che va in anticipo e vuole trovare lo spazio. Trova un palo sfortunato e c'è una ammunizione per Bernabei, trattenuta da parte di Bernabei su Ingarrua, che non è stata in grado però di fermarla ed è arrivata al tiro. Sembra sfortunato, un palo veramente che ci ha ingannato, sembrava una rete ma è uscito. Si può ripartire, si riparte con Put. Bernabei, Podda fa girare palla il Puntinia. Bernabei per Put, ancora il Puntinia, sta cercando lo spazio e c'è un incrocio con Squinziato. Barbosu lo cerca, si gira, palla sporca, Meneghini recupera subito per Giugap che cerca la sorella tagliando il campo per poi trovare Ingarrua che segna al limite dei 6 metri ma trova il gol senza commettere infrazione. Subito Barbosu entra, riparte veloce la Cellini Padova, non vuole lasciare spazio e c'è una doppia e si riparte. Bernabei chiama la calma alle compagne, vuole impostare l'azione. Ancora Put per Bassanese, cercano la pece, c'è un time out. Cercano di capire cosa stia succedendo anche gli arbitri. Si può ripartire probabilmente. Hanno provato a togliere la pece. Pece molto importante per la fase offensiva e anche difensiva in realtà. Proprio quando non si vuole commettere errori, quando la partita è sul filo del rasoio, ma che può diventare un inciampo quando poi si gioca per aprire gli spazi alle proprie compagne di squadra. Si riparte, Barbosu, Bernabei, prova ad entrare ma c'è il fallo, si riparte dai 9 metri. Linea tratteggiata per il Pontini. Squinziato, cenni a Barbosu, incrocio veloce con Bernabei ed ecco per Put, ancora riesce a trovare lo spazio ma Giogap Carel non lascia nulla al caso e riesce a togliere la palla per far ripartire poi la Cellini di Padova, dove la sorella non riesce a trovare il gol. Un'ottima risposta da parte del numero 6 del Pontinia, il numero 16 Galletti. E c'è spazio anche per Conte, altro nuovo acquisto arrivato dal Fondi, la più giovane delle giocatrici del Pontinia in campo. Ci prova Bassanese a trovare lo spazio, riesce a trovare Barbosu ma il gioco viene fermato all'arbitro. Si riparte dai 9 metri con Squinziato. Barbosu fa girare Conte, prova ad entrare, difesa aggressiva ma c'è il fallo di Giogap Carel. Si riparte, l'arbitro ci tiene,
alla sinistra, subito la palla per Conte che ci prova, tiro sporcato da Giocap Vanessa e riparte il Conte, l'azione del Pontinia che però poi viene rifermata, fallo di Meneghini, si parte 9 metri, subito Conte ci prova, cerca l'angolo alto nel secondo palo da ferma ma non riesce a trovare il gol. Riparte la Cinini Padova, imposta il gioco in Giocap Vanessa, esce Giocap Carel per ricevere palla, Bearzi imposta, cerca sempre in garrua l'ala del Cellini Padova, Giocap Carel che cerca di entrare ma c'è il fallo. Può ripartire con Arubi a Cellini Padova, la palla si fa aggressiva, Bearzi che trova lo spazio e segna, schiaccia la palla e trova l'angolo basso Bearzi, subito al Pontina ma ci pensa Brock a fermare il tiro di Squinziato che aveva trovato comunque lo spazio, e riparte la Cellini Padova, subito attacca Giocap Carella all'ala, si parlano Engarrua e Bearzi. Si fanno sentire i pochi spettatori che hanno potuto assistere a questa partita. Si alza Giocap Vanessa, ma non trova lo spazio. Pontinia con Podda, che va a sporcare l'attacco di Giocap Carel, che però subito si fa sentire il recupero della palla, ma commette fallo e si riparte. Pontinia contropiede per Bernabei, che però trova subito Giocap Vanessa, che non si fa intimidire e ferma l'azione, si riparte dai 9 metri. Barbosu vuole impostare l'azione, Bernabei, Barbosu per Conte, ancora si fa girare palla al Pontinia, vuole trovare lo spazio, Conte al centro, cerca lo spazio, scontro e ci sono i 2 minuti per Engarrua. Si può ripartire col Pontinia dai 9 metri. Barbosu chiama le compagne. Conte, Massanese per Conte. Barbosu cerca lo spazio, ancora per Conte che cerca la palla, cerca il primo palo da ferma. Può ripartire la Cellini Padova. E c'è il secondo time out. Una partita che ci regala molte emozioni. Bobu, allenatore della Cellini Padova, Denemi, cerca di incitare le proprie ragazze, così anche come l'allenatore del Pontinia, che vuole dare le indicazioni più favorevoli alle sue ragazze per cercare gli spazi migliori per affrontare la fase d'attacco. E si può tornare al centrocampo per ripartire. L'arbitro richiama le squadre. Tutto pronto per la fase finale. Meno di 7 minuti al termine. Arubi parla con Bearzi. Si può partire. Torna a carica il capitano e la sorella. Giocap. Si parlano le ragazze del Cinema di Padova, è una partita in cui lo studio fa parte della strategia per portare a casa i 3 punti per entrambe le squadre. Ci
prova Bearzi, incrocia Jogap, Vanessa che prova ad entrare ma c'è il fallo. È bello vedere come l'aggressività nel cercare il gol sia forma di rispetto tra le squadre che ripartono senza mai chiedere spiegazioni ma tentano di portare a casa il risultato. Riparte la Cellini Padova con Jogap Karel che vuole cercare il tiro da quasi 9 metri partendo dall'ala ma trova il palo e può ripartire Bernabei per Conte che viene fermata da Jogap Vanessa che rimedia 2 minuti. Riparte Bassanese. Si può ripartire? Parte Conte per Bernabei che si mette al centro, numero 17, fa girare palla Bassanese, ancora per Conte che subito aggressivo attacca, non trova però il numero 7, il numero 7 del Pontinia, la porta, riparte la Cellini Padova. Mirkovic, numero 7 Mirkovic del Pontinia, ha avuto una sfortuna sul primo palleggio facendo ripartire poi la Cellini Padova con Bearzi che incrocia con Meneghini. Engarrua cerca lo spettro della porta, il portiere trova la palla che finisce poi al palo. Si può ripartire, gioco confuso, gli arbitri fanno ripartire dai 9 metri la Cellini Padova. Meneghini per Bearzi, passi, può ripartire squinziato. Conte cerca la fuga solitaria, viene fermata poi da Bearzi, giocatrice dai movimenti repentini che costringe sempre al fallo le proprie avversarie. Ancora Bernabei per Conte che cerca l'incrocio ma è a gioco lento. Ancora Conte che cerca l'ala e la trova e c'è gol da parte del Pontinia. Può ripartire la Cellini Padova, quasi 3 minuti al termine, è partita ancora in equilibrio, 11 per le padrone di casa, 12 per le ospiti del Pontinia. Si alza in garrua ma viene parato il tiro, può ripartire Bernabei. Conte, Bernabei, ancora il Pontinia e c'è il tiro di Conte che lo trova a fil di traversa. Nulla da fare per Brock. C'è il cambio tra le fila del Cellini Padova. Entra Angela Prela, anche qui la più giovane in campo della squadra di casa. E riparte, imposta l'azione, Jogap Karel per Jogap Vanessa. Fa girare palla alla Cellini. Ed ecco, finta di Bearzi per servire poi Engarrua e c'è il gol. Si deve ripartire dal centro. Tutto pronto. Lei si parla con Conte. Fa girare palla il Pontinia. Incrocio. Doppio incrocio per poi cercare l'ala Bassanese ma c'è un'infrazione, area. Si può ripartire. Seguono il portatore di palla, il ragazzo del Pontinia, ma ci pensa Bearzi che non si fa intimidire e segna. E c'è il gol che riporta le squadre in pareggio. Si riparte dal centro con
Ennabei per Conte, Bassanese, fa girare palla il Pontigna, Mirkovic, ancora Ennabei, fa girare palla ancora su Mirkovic, cerca, vuole cercare per, a tutti i costi Bassanese, Conte che si sposta al centro e manca un minuto al termine e c'è il contropiede della Cellini Padova e c'è Prela che recupera un tiro sporco e c'è il suo primo gol. Subito però il Pontina non lascia respirare le avversarie e c'è il fallo, ancora Conte come abbiamo già detto, serpentine che non lasciano spazio alla difesa che deve assolutamente cercare di bloccarla e commettono il fallo, una delle peculiarità di questa atleta. Riparte con squinziato il Pontigna, Mirkovic fa girare palla il Pontigna, Mirkovic vuole palla ma si ferma, fa tornare la palla sul al centro e c'è una e c'è la parata di Brock, aveva provato l'anticipo in garrua ma era riuscita ad arrivare al tiro il Pontigna, c'è il fallo, si può ripartire con Jogap, Prela fa girare palla, 8 secondi e Ngarua si alza in volo, trova un altro palo, è il terzo, tiro da fuori ma Brock ferma e c'è la fine del primo tempo che termina con le giocatrici della Pallamano Cellini Padova in vantaggio di un gol sul Pontinia. Breve spot e ci rivediamo tra poco, finito il primo tempo con la squadra di casa Pallamano Cellini in vantaggio di un gol. Pontinia che torna a carico, Podda prende le ultime indicazioni dall'allenatore Giovanni Nasta, squadre che si giocano il sorpasso in classifica, entrambe a un punto come abbiamo già detto. Per la Pallamano Cellini Padova, ottenuto con il pareggio con il Nuoro, sempre in casa, mentre per il Pontinia, punto che è avvenuto con un pareggio contro una delle favorite del campionato Brixen lo scorso sabato, scorso 10 ottobre, con i risultati 23-23. Pontinia che arrivava da due sconfitte contro sempre favorite di questo campionato, prima partita con il Salerno e poi con il Mestrino. Pallamano Cellini invece che arrivava da una sconfitta contro il Brixen, un pareggio con il Nuoro e una sconfitta contro il Cassano nella scorsa partita, sempre per un punto, sempre partite tese quella della Pallamano Cellini Padova che non lasciano gli spettatori alzare gli occhi dallo schermo. E riparte il Pontinia, altra squadra che ci regala grandi partite in questo campionato. Le ragazze Cellini Padova incitano le compagne, Pontinia che però si fa subito aggressiva, Ennabei per Barbosu che ritenta il passaggio, Ennabei ci tenta, gioca Vanessa a ripartire ma si riparte con squinziato dai 9 metri. Barbosu per Ennabei, ancora Barbosu, put, si alza, tira e c'è il gol, niente da fare per Brock, si riparte dal centrocampo con il capitano della Cellini Padova ed ecco fa girare palla Giudap Carello in garrua. Entra anche Lincetti in questo secondo tempo. Fanno girare palla le sorelle Jogap. Ngarua non trova Lincetti, che però si fa cercare e trovare. Ancora. Pallamano Cellini Padova che si fa forte e c'è un'intercettazione da parte di Ennabei, ma viene recuperata subito da Ngarua, che poi subisce fallo. Si riparte i 9 metri. Entra anche Bearzi. Fa girare palla la Cellini Padova, si cercano le ragazze, cercano di avvicinarsi ai 9 metri,
confusione dentro i 9 metri, c'è il fallo, si può ripartire dai 9 metri, si alza Bearzi che trova il muro di Putt, parte dal fondo la Cellini Padova, gioca Carell, finta, entra Lincetti ma para il portiere Bordon, arrivata quest'anno dal Salerno, anch'essa di origine argentina. Imposta l'azione il Pontinia, Barbosu per Bernabei, ancora Barbosu che cerca Putt, si scambiano con un incrocio, cerca l'ala subito Putt ma scarica per Barbosu per poi ritentare ma viene fermata e c'è subito un blocco già dal centrocampo di Bernabei, ma poi non trova lo specchio Engarrua che recrimina un fallo da parte di Putt, ma tutto scorre, l'arbitro lascia scorrere e riparte subito il Pontinia con Putt. Barbosu cerca lo spazio, non lo trova e anche Putt viene fermata dal capitano, no, dalla sorella, gioca Vanessa, si riparte con squinziato Putt per Barbosu, Bernabei si fa vedere l'ala del Pontinia che però deve scaricare ed ecco che dopo una serie di passaggi veloci la palla arriva al pivot del Pontinia, squinziato che segna, situazione di parità. Subito aggressiva la difesa del Pontinia che mette in difficoltà le avversarie. Si può ripartire. Barbosu per Putt. Sanese. Si cercano le ragazze del Pontinia. Stanno cercando lo spazio. Putt dai 9, ma scarica su Bernabei che poi prova a cercare Poda che ci prova ma la palla viene poi servita a Putt che però non trova lo specchio della porta. Subito alta la difesa del Pontinia, il capitano, no, ancora la sorella, gioca Vanessa, ci prova subito, ecco Poda che non si accorge dell'uscita del portiere ma arriva con foga in porta, ha voglia di vincere, si fa sentire da entrambi i lati, non si possono commettere errori, nessun vezzo, molta tecnica e tenacia in questa partita. Chiama lo schema Gap Carell. Subito Lincetti cerca spazio, non lo trova, scarica su Bearzi, Bearzi che apre su Meneghini che trova una traversa che gioca un brutto scherzo alle ragazze della Cellini Padova, ma il contropiede non va a buon fine da parte del Pontinia, si può ripartire, gioca Carell per Bearzi, passaggio sporco che però trova continuità e un'altra traversa su parata del portiere del Pontinia Bordon che carica le ragazze, subito contropiede, sbaglia Putt, trova il palo, si può ripartire. Bearzi per Lincetti, ancora Bearzi e la palla gira, scambio tra le sorelle Giugap, ancora Bearzi, Lincetti guarda verso i 6 metri, non trova nessuno, si continua a far girare la palla, ancora un incrocio, doppio incrocio, finta di Giugap Carell che però non trova la sorella
pronta grazie anche a una difesa molto alta del Pontinia, ma c'è poi il gol di Engarrua che trova lo spazio e schiaccia sotto le gambe di Bordon e segna. Podda trova il muro ma non è fallo, si continua. Subito aggressivo il Pontinia, cerca di fermare, si alza in volo, di nuovo un palo sfortunato per la Cellini Padova, si rialza il capitano. Subito Barbausu e ce la fa ad entrare con una finta da manuale, quello che si impara fin da piccoli, finta di tiro e si entra di spalla per cercare lo specchio della porta. Fa girare palla la Cellini Padova, ospiti che trovano vantaggio, più due per il Pontinia a poco meno di 8 minuti dall'inizio del secondo tempo. E c'è una doppia, passi per Cellini Padova, Put richiama la calma le compagne, vuole impostare l'azione offensiva. Podda cerca la Pece, fa girare palla adesso Barbosio ancora con Put, spinziato che si porta all'estrema destra, esce per incrociare con Barbosu Bernabei, Put che vuole cercare lo spazio migliore al centro per avere lo specchio della porta a sua disposizione, ma viene fermata da Bearzi. Riparte squinziato Put, ancora Bernabei, Put ci vuole riprovare, cerca squinziato ma viene fermata regolarmente dalla difesa del Cellini. Si gira Meneghini, trova la porta, schiaccia e c'è il gol delle padrone di casa. Si portano a meno uno, c'è il fallo tecnico da parte di Jogap Vanessa. Si riparte. Fallo di piede, può ripartire Cellini Padova. Richiama la posizione l'arbitro, giustamente. Si può ripartire. Bearzi si parla con Engarrua. Fa girare palla la Cellini Padova, esce Engarrua. Esce Lincetti per Arubi, che cerca subito di trovare lo spazio migliore per le compagne. Si alza in volo Jogap Vanessa, trova il palo ma subito Arubi si fa padrona della situazione e segna. Pontinia si prova subito, difesa pronta della Cellini Padova. Putti richiama la calma le compagne, posizione centrale. Si fanno sentire anche le compagne e il pubblico. Chiama in causa Bassanese, Put. Subito recupera però Cellini Padova. Prenga Rua che si incolla ma subisce. No, non c'è fallo. Fallo da parte della Cellini con Jogap Vanessa che ferma prontamente l'azione del Pontinia. E c'è il primo time out del secondo tempo. Parità 17-17. Si fanno sentire gli allenatori. È una partita fondamentale per entrambe le formazioni, entrambe giovani come abbiamo detto, una rosa completamente rifatta per il Pontinia
giovane che sta crescendo per l'Azzellini Padova. Un punto per riuscire a superarsi in classifica dopo questa quinta giornata. Tutto pronto, le ragazze sono cariche da entrambi i lati. Pece tra le dita e voglia di vincere. Si riparte. Podda per Bernabei. Put per Barbosi. Passanese fa girare la palla il Pontinia. Gioco veloce. Esce il pivot. E si riparte, ci prova a creare lo spazio Barbosu, partita che non lascia spazio ad errori. E c'è però il tiro da fermo con la finta di passaggio da parte di Barbosu. Si può partire. Difesa alta, un 4-2. Si fanno sentire anche le compagne di squadra del Pontine per incitare le proprie compagne. A girare palla intanto la Cini di Padova, cerca di entrare ma subisce fallo in Garrua. Si riparte da Rubi, fuori dai 9 metri. In Garrua per Bearzi, cerca di entrare Ingarrua, incrocio, passaggio che finisce però tra le mani di Bernabei che non trova il gol. Un ottimo Brock oggi, un portiere cresciuto nel vivaio della Cellini che sta dando sempre più soddisfazioni all'allenatrice. Riparte il Pontinia, imposta con Putta al centro, Barbosu per Bernabei, non cerca Potta, ancora il taglio del pivot che va a cercare Bernabei, si riporta, c'è lo schema che ormai ci ha abituato il Pontinia che trova nuovamente il gol con Put. Si riparte con Arubi, Engarua per Jogap, Carel che cerca lo specchio della porta ma si riparte con un fallo in attacco da parte del Cellini Padova. Bordon e si riparte. Barbosu fa tirare palla per Bernabei, Podda ancora Barbosu, Put aspetta l'innesto in attacco, ancora Put per Barbosu. Bernabei si fa sentire anche la difesa che cerca di interrompere questo schema e c'è una scivolone da parte di Put che rimane a terra ma c'è il contropiede e pallonetto di Jogap Vanessa che segna e porta a meno 2 le padroni di casa. Riesce a recuperare Put. C'è un'interruzione chiesta dal commissario di gara. Si riparte. Put si è ripresa, Bernabei, Podda, Bernabei ancora per Put, Barbosu, fa girare palla al Pontinia, c'è l'incrocio senza palla con Barbosu che non trova spazio, ci prova Podda, fa girare palla al Pontinia, Put viene fermata, pallone sporco. Si pensa a Bernabei ma c'è il fallo da parte di Jogap Carel e subito si alza Put e segna. Si riparte, Cellini Padova in attacco, fa girare palla in Garrua,
De Arzi, Meneghini, ancora Bearzi, Bearzi incrocia Meneghini, ma c'è il fallo su Jogap Vanessa. Si riparte ai 9 metri con Rubi. Jogap Vanessa cerca Meneghini, ancora Bearzi per Engarrua, che prova ad alzarsi, non ce la fa, allora passa e ci prova Jogap Vanessa da l'ala destra. Nulla da fare per la Cellini Padova. Riparte il Pontinia, Bernabei per Barbosu, che cerca il pivot, palla sporca recuperata da Bearzi, ma si riparte ai 9 metri. Parte il Pontinia con Put, Barbosu dà indicazioni alle sue compagne. Difesa alta nelle ali da parte del Cellini Padova, che interrompono l'azione. Palla sporca che però viene recuperata da Put. Fa girare palla ancora Barbosu. Bernabei cerca Podda. Podda che cerca lo spazio, ma c'è la parata da parte di Brock. Può ripartire la Cellini Padova. Cerca lo spazio. Engarrua trova Rubi. A Rubi che viene fermata però da Bordon. Riparte con calma il Pontinia, che vuole mantenere il vantaggio, ma mancano ancora 14 minuti al termine. Tutto è ancora da scrivere. Una partita che lascia sperare entrambe le formazioni, un equilibrio instabile vista la grinta in campo questa sera. Bernabei, Put, finta, si alza, riesce a trovare la porta e il gol a 16 minuti e 48 dall'inizio del secondo tempo. Riparte la Cellini Padova e c'è il time out. Barbosu che vuole far pulire il campo, c'è la richiesta, subito pronto lo staff della Cellini Padova. Indicazioni anche per i portieri tra le fila del Pontinia. Tutto pronto per ricominciare, le ragazze si caricano. Possesso palla delle padrone di casa. 16 minuti e 52, tutto pronto per ricominciare. Engarrua per Bearzi, Jogap Vanessa fa girare palla ancora Bearzi. Bearzi chiama lo schema, ci siamo, si cerca lo spazio per Engarrua che trova lo specchio della porta e segna, fa girare la palla, non niente da fare per Bordon. Un tiro degno di nota, ha giocato di polso e ha fatto girare la palla in maniera da ingannare il portiere. Ingarrua, giocatrice della nostra nazionale maggiore, fa girare la palla al Pontinia. Entra Put, si alza ma viene fermata da Bearzi. Fa girare la palla al Pontinia. Ci prova Bernabei, intercetta il pallone, Jogap Vanessa per la sorella Carel che schiaccia e segna.
gioco veloce, ci riprova subito il Pontinia. Marbosu guarda lo specchio della porta e lo trova. Palla a mano Cellini che può ripartire con calma, imposta l'azione. Anche i compagni di squadra del Pontine si fanno sentire. Il pala farfalle di Padova continua a regalare partite al Cardio Parma. C'è il tiro, ma il fallo da parte della difesa. Subito Rubi va a recuperare palla, non c'è tempo da perdere per le padroni di casa. Bearzi in posta, subito Podda che difende. Bearzi per Ingardua, c'è l'incrocio, cerca lo spazio a Rubi, viene fermata, si riparte dai 9 metri, cerca il capitano, lo trova ancora Ingardua. Si cercano le ragazze della Cellini Padova. Gioca Vanessa, si alza al centro, trova la sorella che vuole cercare lo specchio della porta, lo trova, ma Bordon mette il punto a questa azione con una parata di tutto rispetto. Si può ripartire. Barbosu per Bernabei, Podda, Bernabei per Barbosu, put. Non si fida, difesa aggressiva della Cellini Padova. Pontinia che deve cercare lo spazio, ma è difficile trovarlo. E c'è il fallo, si potrà ripartire dalla linea tratteggiata. Con Bellu. Ne approfittano i tecnici di gara per dare indicazioni alle loro ragazze. 20 a 22 per le ospiti. Poco meno di 10 minuti al termine della gara. Basu per Bernabei, cerca put, schema e c'è il gol. Ripartenza veloce, tiro sporco, passaggio sporco, ma viene recuperata, passa al centro Ingarrua. Ingarrua per Giogat Vanessa. Meneghini che viene subito fermata dalla difesa. Fa girare palla la Cellini Padova. Esce Rubi per Giogat Vanessa che cerca poi Bearzi, finta girando per Giogat Carel che trova il palo. E può ripartire il Pontinia. Difesa schierata per la Cellini Padova. Podda, Bernabei, Barbosu per Put. Vuole più aggressività Barbosu da parte delle sue compagne. E c'è scambio di posizioni per rimettere Putta al centro, che però non riesce, hanno capito, però ci pensa un ottimo tiro di Podda a chiudere l'azione con un gol. Più 4 per le ospiti e c'è probabilmente un fallo fuori dai 9 metri, viene chiamato dagli arbitri. Piccolo break per respirare. Si fanno forza le giocatrici. 8 minuti quasi al termine della gara. E c'è un'infrazione da parte della Cellini Padova, si può ripartire, si fa sentire l'intensità della partita da entrambi i lati. Fa girare palla Barbosu, Podda, Bernabei per Barbosu, put, non trova
la chiusura con l'ala, si va avanti, fa girare palla Cellini, che non vuole attendere le avversarie ma si fa sempre trovare pronta, e c'è il tiro di Putt ma viene fermato questa volta da Brock. Beharz in posta, Gap Carel torna, tiro sporco, passaggio sporco che però viene recuperato un'altra volta, intercettato dal capitano, ma il Pontiglia riesce a recuperare. Passaggio di Podda che porta la compagna di squadra al gol. Può ripartire la Cellini Padova. Si parte alti. Lincetti al centro. Garrua porta alta la difesa del Pontinia. C'è l'incrocio con Meneghini. Passa Lincetti, cerca di entrare, gioca per Vanessa e c'è il gol di Engarrua. Bellissimo, bellissima azione da parte della Cellini Padova. Ci stanno abituando ad una partita davvero con una qualità altissima, ma il Palla Farfalle di Padova sta regalando veramente emozioni agli spettatori e telespettatori come mai forse prima. E ci riprova il Pontinia, ma deve uscire a far girare palla Bernabei per Barbosu. Bernabei che passa al centro, Putt. Ancora passaggi veloci, incrocio con Putt che cerca ovviamente lo specchio della porta ma non lo trova, quindi cerca di passare la palla a Barbosu che però trova Brock nel suo cammino che ferma l'azione. Si può ripartire il Pontinia. Fa girare palla Bernabei, ancora per Barbosu. Bernabei esce, Belli vuole la palla ma non viene vista, ci prova poi Bernabei ma viene fermata senza fallo, palla sporca, e può ripartire Putt. Putt ha subito un contrasto non falloso ma che ha portato a confusione in campo, e ad ora ci ritroviamo il Pontinia in possesso palla che può rimpostare. Porta fuori la difesa Ballu ma rimane schierata, sempre pronta gioca Vanessa. Prova Barbosu, viene fermata dalla difesa delle padrone di casa. Fa girare palla, si vuole far vedere Podda che ci riesce. Un taglio che finisce con il gol del Pontinia. Si caricano le ragazze della Cellini Padova. Vincetti fa girare. Damian entra in campo e c'è time out. Poco meno di 4 minuti al termine della partita, 21-26 per le ospiti del Pontinia. Da dire tra le fila del Pontinia se non voglia di vincere, ma anche la Cellini Padova ritorna in campo con la voglia di portare a casa il risultato. Si può ripartire, prende iniziativa il Pontinia anche senza le indicazioni dell'arbitro per pulire. Si può ripartire. Giocap Carel fa girare, torna al centro.
Passa la sorella Vanessa, continua a far girare palla, Cellini alta ma che va a cercare lo spazio, c'è il fallo su Bearzi, recupera subito Ngarrua, si riparte dai 9 metri, Bearzi non trova Vincetti, allora ci riprova Carel a cercarla ma c'è il fallo. Veloce Ngarrua, si riparte, Bearzi, ancora Jogap Carel per Jogap Vanessa che viene fermata, trova però spazio Vincetti che trova Bro Cordon. E si può ripartire. Fa girare palla, difesa altissima. Le circostanze lo permettono. Cellini Padova. Viene fermata Podda. Si può ripartire dalla linea tratteggiata. No, più indietro. Il fallo era stato commesso prima di entrare nei 9 metri. Si riparte Bellu per Put, viene però fermata. E ci prova subito Barbosu. Viene però fermata, ma Poda riesce a entrare. Vincetti, ottimo intervento d'anticipo che porta la Cellini in fase offensiva velocissima. Jogap Vanessa. Si riparte dai 9 metri, azioni sempre più veloci, parte da Cellini Padova, subito il tiro dei fuori da ferma di Jogap Vanessa e c'è il gol. Subito si riparte, viene fermata Bernabei. Cellini, e c'è il time out a 1 minuto e 30 secondi dal termine. Che emozioni, ogni partita viene vissuta sempre fino alla fine, non lascia spazio a interpretazioni. Danno le ultime indicazioni gli allenatori, si può capire la tensione in campo, ovviamente se le strategie saranno opposte vedremo cosa succede. Nulla è scritto, nulla è scritto, si parte subito, no, ma ferma gioco l'arbitro, si può partire. Parte subito Bernabei e trova il gol. Subito Ngarrua. Guarda la porta, trova Vanessa che trova, toglie le ragnatele dall'angolo alto, dall'incrocio del secondo palo. Subito provano a ripartire, ma c'è fallo da parte il Pontidia che lascia spazio, è ancora, manca un minuto al termine, si riprova il Pontinia, ma c'è il fallo da parte di Jogap Vanessa, si riparte, Bernabei cerca spazio, punta sulla velocità, ce la fa, ma trova Brock, si fa trovare pronta. Put prende questo rimpallo e lo trasforma in gol. Subito però la Cellini si riprova, subito con Bearzi che trova il gol. Azione che può ripartire. Subito. 4 secondi al termine. Ci prova il Pontinia con Conte,
che va a festeggiare con le colleghe. Una partita veramente che ci ha tenuto fino alla fine col fiato sospeso. Due ottime squadre che portano il livello della pallamano sempre più in alto. Si salutano le ragazze. E anche per oggi è tutto dal Pala Farfalle di Padova. Alla prossima partita per altre imperdibili emozioni.